Siamo all'appuntamento con la nostra pagina sportiva, ben trovati. Apriamo subito con l'Arezzo perché c'è da segnalare un nuovo acquisto. Si tratta di Lorenzo Coccia, classe 2002, che è un nuovo giocatore dell'Arezzo. Conosciamolo. Lorenzo Coccia è un nuovo giocatore dell'Arezzo. Coccia è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone prima di passare tra le fila del Follonica Gavorrano in Serie D con 33 presenze e 2 reti alla Carrarese Lega Pro con 27 presenze. Ma sentiamolo all'arrivo ad Arezzo. La piazza si sa che è una grande piazza, poi c'è tanto entusiasmo. C'è voglia di far bene, che è la stessa voglia che ho io, sia a livello di singolo che a livello squadra. Quindi speriamo bene, siamo molto fiduciosi, dai. Penso di volermi, diciamo, riconfermare e spingere, provare a giocare, perché ovviamente si sta bene giocando. E vorrei solo far bene per il bene, ripeto, per il bene mio e per il bene della squadra. Adesso devo conoscerli, quindi spero di ambientarmi bene e poi il resto verrà da sé. Diciamo che il campionato è un po' ambiguo, nel senso che ogni partita va giocata, non c'è nulla di scritto e penso che bisogna preparare partita dopo partita al meglio possibile. A livello personale, come ho detto già prima, voglio riconfermarmi, voglio fare un bel campionato e ovviamente la voglia di giocare ce n'è tanta e spero appunto di far bene. A Lorenzo è arrivato tra le fila del Cavallino con la formula del prestito annuale, il caloroso benvenuto della società Amaranto. Ed Orgoglio Amaranto ha preso parte all'audizione alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati. All'ordine del giorno la bozza del testo della legge per promuovere la partecipazione popolare nelle società sportive. Il Comitato dei Tifosi di Arezzo, che fin dalla nascita nel 2010 ha avuto il possesso prima del 2 e poi dell'1% delle quote della società di calcio della città, è stato invitato a parlare nel corso dell'audizione informale in forza della propria esperienza consolidata. A rappresentare Orgoglio Amaranto è stato il presidente Daniele Farsetti, che ha portato la voce di Arezzo dei soci del comitato e di tutti i tifosi che nel corso degli anni hanno contribuito alla crescita della partecipazione popolare, legandola sempre più alle sorti del Cavallino. Rimaniamo in tema di Arezzo perché un libro che ripercorre la storia dell'Arezzo a cura del Museo Amaranto, di cui è presidente Stefano Butti, recordman di presenze del club aretino 302, e grazie allo straordinario archivio fotografico di Stefano Turchi, anima del museo, sarà presto presentato. Una storia lunga 100 anni, cominciata il 10 settembre del 1923. La presentazione 100 anni di Amaranto ci sarà giovedì 24 agosto alle 18 nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Il libro, che sarà possibile acquistare nell'occasione, racconta con le immagini la storia centenaria del club Amaranto e dei suoi protagonisti. L'ingresso è libero. E adesso ci spostiamo ad Anghiari perché anche per la Baldaccio Bruni è ripartita la stagione. Bruni è ripartita la stagione, quali sono i propositi e gli obiettivi della sua Baldaccio? Di fare sempre meglio, questo è l'obiettivo quando si parte tutti gli anni, quindi cerchiamo di allestire una squadra per fare questo difficile campionato. Abbiamo cercato fino ad oggi di cercare dei giovani interessanti insieme a qualche esperto. Vediamo questo primo periodo di preparazione, se poi c'è bisogno di integrare qualcosa lo faremo. L'attaccante siete a posto oppure vi basta quello che attualmente offre il quadro? Senti, l'attaccante è un piccolo dilemma che abbiamo da inizio estate, però prima vogliamo vedere i ragazzi che abbiamo noi per valutare eventualmente il ruolo da introdurre e quindi attendiamo un Terranova squadra favorita? attimo. Ma almeno in questo momento dice questo, hanno una rosa importante, un allenatore che è abituato a vincere e credo che possano fare bene. Credo che comunque non saranno soli perché vedo allestire anche una buona squadra anche alla Collegiana e quindi Sarà un forse duello in biancorosso. sì,
penso non solo che sia presto esprimersi, perché comunque il Foiano ha fatto una buona squadra, quindi Castiglionese è una buona squadra, io parlo di queste che conosciamo meglio. Presentata presso la sala stampa dell'autodromo del Mugello la nazionale di ciclismo composta da 9 giovani atleti che volerà a Glasgow giovedì prossimo per disputare i mondiali 2023. Il commissario tecnico Daniele Bennati, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha confermato il suo ottimismo. La nostra nazionale non parte certo da favorita, ma siamo convinti di poter far bene. Abbiamo lavorato duramente e siamo pronti a dare tutto in Scozia. Siamo consapevoli che sarà una competizione molto difficile, ma anche fiduciosi di poter portare a casa buoni risultati. Tra i partecipanti alla conferenza stampa il presidente della regione toscana Eugenio Giani ed il collega della Puglia Michele Emiliano, visto che sulla maglia della nazionale è impresso il marchio We Are in Puglia. E Sara Tonelli, difensore classe 2000 originaria di Tesserete in Svizzera, è una nuova tesserata Amaranto. Sara cresce calcisticamente nel Lugano, squadra che milita nella massima divisione svizzera e nella quale Tonelli resta per 6 stagioni dal 2016 al 2022, ereditando anche la fascia di capitano. Con le bianconere vanta un'apparizione in Champions League contro il Manchester City. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Ravenna in Serie B. Ed è tutto per la nostra pagina sportiva. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.